Sono un assistente in turno, mi occupo di dare supporto al capoturno durante le fasi di avviamento e fermata, visionare i lavori delle ditte esterne, prestando attenzione in particolar modo agli aspetti della sicurezza, verificare che i valori in campo siano congrui al corretto funzionamento della centrale. Effettuiamo vari controlli di sicurezza. Durante le giornate lavorative, a seconda degli avviamenti, come sono posizionati nell'arco della giornata, cerchiamo di effettuare prima le letture d'impianto in modo da avere una situazione chiara su quello che sta succedendo in campo. Attraverso gli schermi monitoriamo tutto l'andamento dell'impianto, i vari parametri funzionali e le varie aperture e chiusure delle valvole, i dispositivi di sicurezza, se sono intervenuti o meno, e ovviamente anche i megawatt prodotti e l'andamento del piano di produzione. Il sistema della centrale di Termoli è un sistema Siemens T3000, è un sistema che permette di approfondire qualsiasi parametro si voglia vedere. Nello specifico possiamo effettuare trend su un qualsiasi valore che viene riportato al DCS, su un livello, sull'andamento che ha avuto una valvola. E possiamo entrare anche nelle logiche di funzionamento della valvola stessa. Il sistema T3000 è impostato che in automatico fa un monitoraggio sull'impianto e ci allerta con una serie di allarmi qualora si verificassero delle anomalie. Mi piace il fatto che Sorgenia sia in continua evoluzione, sia sotto l'aspetto tecnologico che sotto l'aspetto della sicurezza. Infatti, continuamente svolgiamo corsi di aggiornamento. Grazie agli strumenti che ci fornisce Sorgenia, possiamo approfondire le varie problematiche di impianto anche in maniera autonoma e parlarne apertamente, esponendo quelli che sono i nostri pareri. In questo ci aiuta molto anche il fatto del rapporto di amicizia che si è creato tra noi colleghi, e quindi approfondiamo le cose insieme e cerchiamo di migliorarle tutti insieme.